Salve a tutti ragazzi e bentornati su Mitch Tuning. Oggi nuovo video, proseguiamo con il montaggio dei Powerflex sulla nostra amatissima Alfa Romeo Mito. Quindi, a proposito di questo, mi trovo all'officina di Speed Lab. Tra poco entreremo e vi faccio vedere l'officina. Se non avete visto l'unboxing dei Powerflex, vi lascio il link qui in alto a destra così potete vederlo. Quindi ragazzi, intro e cominciamo con il montaggio. Eccoci ragazzi, finalmente è il giorno del montaggio dei Powerflex che tra poco andremo ad unboxare insieme al nostro meccanico Andrea di Speed Lab. Troverete tutti i link in descrizione. Già da qui notate le differenze tra la boccola della Powerflex e quella di serie, in quanto quella della Powerflex ha tutto l'involucro in metallo con dentro il poliuretano e la boccola, quella di serie, fa un po' schifo. Manco tutto, proprio così, sì, easy proprio. Vabbè, ma con l'attrezzo giusto, sì. No, è carino, non è male, è arrivato il momento di mettere la prima boccola della Powerflex, quindi ingrassiamo bene i lati della boccola, così per facilitare l'entrata dentro al braccio. Ovviamente questa è un'operazione che va eseguita su entrambe le boccole, giustamente. Dopodiché andremo a mettere sempre il braccio con la nostra boccola sulla pressa e andremo con lo stesso principio di prima ad inserire la boccola nuova. Ovviamente il braccio deve stare ben allineato alla boccola, la boccola non deve fare forze particolari per entrare, se no andrete a rovinare le pareti del braccio. Per far uscire la boccola inferiore, Andrea ha utilizzato una sega pneumatica, credo si chiami così, per rimuovere la boccola sia sopra che sotto. Quindi con l'estrattore, stavolta quello a mano, con lo stesso principio di prima è andato a estrarre la boccola. Fortunatamente anche questa è venuta via, abbastanza facilmente, ecco. È come un suicidio praticamente, sono tutte dure, tutta roba tosta, incastrata. Quindi ragazzi, andiamo a ingrassare la seconda boccola della Powerflex. Ingrassiamo tutte le gomme, tutti e il perno in acciaio inox che continua a ribadire. Inseriamo prima i gommini e successivamente il perno. Ovviamente entrambi i gommini devono restare a battuta sul braccio, quindi quando uno va a inserire il perno, magari un'altra persona tiene il gommino o vi aiutate con una morsa, ecco. Quindi una volta portato tutto a battuta perfettamente, siamo pronti per il montaggio del braccio sulla macchina, ma prima di ciò andiamo a smontare anzi le boccole della barra stabilizzatrice. Quindi Andrea ha utilizzato un attrezzo di cui non so il nome, comunque sembra tipo una specie di martello pneumatico che è andato a inserire tra i due anelli, chiamiamoli così, per smontare la boccola. Allora ragazzi, è passata una settimana circa dal montaggio dei Powerflex e ho deciso di aspettare qualche giorno così da provare la macchina, così da adattarmi e appunto provare la macchina sia in città che su strade di montagna. E
ovviamente l'ho spinta un pochino. Quindi sono pronto a trarre le mie conclusioni al riguardo. Come dicevo, le buche non le sento più, ecco, quindi la macchina è molto più stabile rispetto a prima, è molto più silenziosa, non si sentono tutti quei scricchioli che venivano dall'avantreno. Ancora qualcosa si sente, ma penso che venga da dietro o comunque sia siano le sospensioni, che pure quelle sono quasi arrivate. E oltre questo posso dire che la macchina a volante la sento molto più dura, molto più diretta nelle manovre e soprattutto in inserimento curva. Tiene molto di più la macchina rispetto a prima e sono molto contento di questo. Quindi ragazzi, voglio ringraziare ancora Vascelli Performance per la fornitura dei Powerflex. Voglio ringraziare anche i ragazzi di Speedlab per il montaggio. Lascio tutti i recapiti nel link, dei link in descrizione. Quindi lasciate un bel mi piace se il video vi è piaciuto. Iscrivetevi alla mia pagina Instagram MitchTuning. Iscrivetevi al mio canale, attivate la campanellina delle notifiche. Per questo video è tutto, ragazzi, ci sentiamo. Ciao a tutti!